Se l'arte chiama, sai che Zelda risponde. Guarda tutta quest'arte mentre travolge questa city come onde. Se stai stufo di sta quarantena, la testa ti spasa. Sintonizzati su Artmay Sound, ma restando a casa per partecipare, sai che basta una connessione. Metti stanzo sul balcone, che quest'anno non importa il dove. Schiaccia play sul tuo PC se ci sei. Mettiti comodo, incomincia l'Artmay Sound. Benvenuti ad Art Web Sound, io sono Valentina e con me oggi c'è Silvia Zicche. Ciao Silvia. Ciao. Benvenuta, grazie per aver accettato insomma il nostro invito. E Silvia Zicche, per chi non la conoscesse, ma dubito, perché è una grandissima firma della Disney ed è l'autrice della famosa Lucrezia, ma anche di Alice, che sono due personaggi molto, molto famosi che appunto ha pubblicato in diversi libri, anche per riviste, ad esempio Donna Moderna, dove c'è Lucrezia, giusto? Sì, giusto. Ecco, allora io partirei subito e ti farei qualche domanda. Ad esempio, in questa vita di quarantena, come sta andando insomma col tuo lavoro, eccetera? E anche perché io ho visto che la Feltrinelli ha messo il tuo libro Noi Dove Eravamo a disposizione, ha messo l'ebook a disposizione per poterlo leggere da casa. Sì, purtroppo per una sola settimana, però comunque li ringrazio per aver fatto questa cosa, perché mi è sembrata molto, molto importante. Cioè molto importante, visto che in tanti, cioè che siamo rimasti tappati a casa, molti magari hanno il problema di riempire in qualche modo le giornate, le librerie sono chiuse, quindi io ho trovato una cosa bellissima che l'editore si sia reso disponibile a rendere gratuito per un periodo qualche libro dei suoi, insomma. Quindi io sono molto contenta di questa cosa che è successa, del fatto di aver potuto far leggere il mio libro gratis, insomma, grazie all'editore Feltrinelli. E come sto passando io questo periodo? Allora, già il lavoro di chi fa fumetti è un lavoro che si fa molto da soli, quindi diciamo che per la parte lavorativa non è cambiato granché. Io continuo a lavorare, e lo sto facendo tanto quanto prima, per fortuna ero abituata già a lavorare a casa, per cui da quel punto di vista non mi è cambiato molto. Certo, è molto diverso essere chiusi in casa per scelta o perché si deve lavorare, ad essere chiusi in casa perché non c'è alternativa. Quindi diciamo che la cosa mi pesa molto, va al di fuori del lavoro, diciamo, perché non posso avere una vita sociale, o ce l'ho come ci stiamo vedendo io e te adesso, solamente con un video di mezzo. E noi come esseri umani, diciamo, siamo degli animali piuttosto socievoli, per cui questa è una cosa che pesa tantissimo. Sento molto l'isolamento, però mi sento anche molto fortunata, perché appunto posso continuare a lavorare. Quando lavoro finisco nel mondo dei miei fumetti, che sia Disney, che sia Lucrezia, comunque ci finisco proprio dentro, per cui proprio finché sto lavorando, disegnando, scrivendo, non sento assolutamente l'isolamento. Poi ovviamente sì, come tutti. Sì, è anche un po' un modo di evadere, magari, quello di appunto di disegnare, quindi lavorare ai fumetti, eccetera, no? Sì, no, certo, per me sicuramente, come stavo dicendo, è proprio un'evasione, nel senso che da questo mondo reale finisco in un altro mondo dove le cose vanno un po' come decido io, essendo spesso io che scrivo quello che deve succedere in questo mondo. Diciamo che non mi trovo mai, non ci sono mai colpi di scena che mi lasciano troppo sbalordita, in quanto sono io che gestisco un pochettino quello che succede. Mentre nel mondo reale, diciamo che questa cosa che ci ha blindati in casa è stato un colpo di scena totalmente inaspettato, quindi questo sì, mi ha turbato. Ecco, sì, e appunto io volevo tornare al tuo libro, io ce l'ho qua per quello guardo giù, perché è strettamente legato alle gravità della quota rosa, che adesso faccio vedere entrambi. E vuoi parlarci un pochino di questi due libri che sono intrisi, insomma, anche di femminismo, si può dire?
Sì, beh, non è una brutta parola femminismo, anche se, no, capisco il tuo dubbio, nel senso che effettivamente dopo l'ultima ondata di femminismo, quella degli anni 70 del Novecento, dire femminista a qualcuno sembra quasi un'offesa, no? Se si dice quella è una femminista, uno subito si immagina una donna non piacevole. Non è giusta questa cosa, non è vera, è l'ennesimo pregiudizio che siamo costretti ad affrontare di fatto, perché essere femministe non vuole dire le donne devono conquistare il mondo, è tutt'altro, vuole dire semplicemente noi donne vorremmo avere di base gli stessi diritti che hanno gli uomini, niente di più e niente di meno, vorremmo affrontare la nostra vita con le stesse possibilità che hanno gli uomini. Quindi io trovo che essere femminista sia una cosa giusta e che sia anche una bella parola alla fine. E come dice Chimamanda Ngozi Adichie, che è una scrittrice che mi piace tantissimo, ha scritto proprio un piccolo saggio che si intitola Dovremmo essere tutti femministi. Ecco, io sono perfettamente d'accordo, dovrebbero esserle molto anche i maschi in questo momento, perché questo, cioè, è l'unica cosa che ci può veramente portare a raggiungere una parità, il fatto che ci sia una collaborazione tra noi e gli uomini per avere questa parità. Quindi non è una battaglia solo nostra, perché comunque un mondo in cui noi donne possiamo avere gli stessi diritti e le stesse possibilità degli uomini è sicuramente un mondo migliore di quello che stiamo vivendo adesso, e questa cosa non è ancora raggiunta. E allora, tornando ai due libri, adesso ho spiegato perché femminista per me è una bella parola. No, apre anche un ventaglio di, volevo aggiungere, il femminismo apre anche un ventaglio di possibilità all'uomo, che anche lui ovviamente, sì, se no si trova sempre ritagliato in alcune etichette che sono limitanti anche per l'uomo. Appunto, cioè di portare a termine questa lotta per i diritti delle donne, che poi vuol dire per parità di diritti per tutti di fatto, sicuramente rende il mondo migliore e rende anche le relazioni tra le persone migliori. Quindi insomma, di questo io sono fermamente convinta, ed è anche il motivo per cui ho fatto questi due libri. Magari poi affronterò l'argomento ancora in seguito, però al momento diciamo che ho cercato di dare in questi due libri un'idea di quello che è il mio pensiero, quindi la mia, come vedo io il mondo in cui stiamo vivendo adesso, dal punto di vista dei rapporti tra uomini e donne. Nel primo libro, quello Noi dove eravamo, cerco di raccontare la storia dell'umanità dal punto di vista delle donne, perché mi sono resa conto molto tardi, e il fatto che io me ne sia resa conto tardi è parte del problema, quindi dicevo, mi sono resa conto tardissimo che nei libri di storia non ci sono le donne praticamente, cioè ce ne sono pochissime, tanto che potremmo chiamarle tutte per nome e contarle tranquillamente, forse in due mani, sono veramente pochissime. La storia è fatta per il 98% probabilmente, ma che 99 qualcosa, per cento da uomini, ed è stata raccontata da uomini. Quindi quelle poche donne di fatto che hanno fatto qualcosa nella storia, gli storici maschi hanno cercato proprio di dimenticarle in qualche maniera. Mi sono resa conto tardi che è un problema. Il fatto che mi sia resa conto tardi vuol dire che il problema esiste ancora di fatto, perché durante tutto il mio corso di studi, stiamo parlando di anni fa comunque, non c'è stato mai un insegnante o una insegnante, peggio ancora, che si sia resa conto di questa cosa, che abbia fatto notare questa cosa. No, semplicemente si dava per scontato che la storia del mondo fosse andata così. Ora, non è proprio scontato, c'è qualcosa che non funziona, ma siamo talmente intrisi di questi pregiudizi, di questi luoghi comuni, che non ce ne rendiamo ormai nemmeno più conto. Quindi, e noi dove eravamo, ho cercato proprio di raccontare, tra l'altro andando a ritroso, partendo da oggi e arrivando fino alla preistoria, ho cercato di raccontare con leggerezza, però ho raccontato cose vere, ho raccontato cose che sono tutte cose che sono accadute. L'unica cosa che ho fatto per raccontarle in maniera un po' più leggera è stata quello di raccontare i vari periodi storici con delle antenate di Lucrezia, tutte zie, prozie, cose che in qualche maniera interpretano il loro tempo e ci raccontano come andavano le cose per le donne nel loro momento storico. Per me è stato abbastanza scioccante fare questo libro, perché io sapevo qualcosa,
della storia, cioè di quello che era stata la storia vista dal punto di vista delle donne. Ma cominciando poi i miei studi per fare questo libro, mi sono resa conto che ne sapevo veramente poco e soprattutto non sapevo quasi niente prima dell'Ottocento, non sapevo niente, cioè diciamo che nella mia memoria erano rimaste le lotte femministe, delle prime lotte femministe dell'Ottocento, qualche cosa delle due guerre mondiali, cioè delle donne che avevano contribuito, a parte le partigiane, oppure le donne che sostituivano gli uomini nei lavori che andavano fatti, ma gli uomini erano al fronte, quindi sapevo poche cose. Prima dell'Ottocento non sapevo quasi niente. Quindi ho fatto una ricerca storica, e questa ricerca storica, devo dire, è stata fatta soprattutto su testi che sono stati fatti da storiche donne dopo gli anni 70 del Novecento, perché prima non c'era nemmeno interesse ad andare a cercare cosa poteva essere successo alle donne nella storia, visto che non esistevano nei libri. Quindi ho trovato un sacco di libri, ho letto un sacco di cose, cioè è durata quasi 2 anni questa ricerca, quindi è una cosa anche impegnativa. E ho scoperto delle cose raccapriccianti, cioè, insomma, siamo state trattate malissimo, siamo frutto di un pregiudizio che dura da tutta l'umanità praticamente, cioè da quando abbiamo coscienza di noi stessi, comunque questo pregiudizio esiste. Perché esiste non si sa esattamente, infatti lo dico anche in questo libro. Non si è trovata una spiegazione, anche perché è sempre esistito questo pregiudizio, quindi dovremmo andare veramente a cercare nella preistoria. Abbiamo talmente pochi elementi per sapere come potessero andare le cose a quell'epoca che non possiamo ricostruire. Alcuni storici o primatologi o antropologi, diciamo, pensano che sia stata una questione anche naturale, nel senso che l'uomo è più aggressivo, l'uomo, il maschio, diciamo, in generale, parlando anche di primati, grandi scimmie, gorilla, scimpanzé, cose del genere, il maschio è sempre più aggressivo della donna, quindi hanno pensato che comunque questa aggressività abbia portato comunque a una prevaricazione delle donne. Delle femmine, insomma. Questo può essere vero, però noi come umanità abbiamo passato tutta la storia a cercare di far tacere, diciamo, questa parte animale di noi, no? A cercare di evolverci, di renderci migliori, insomma, abbiamo cercato di progredire in tutti i modi, di migliorarci, di inventare. Ci sono stati scienziati, inventori, anche scienziate, inventrici, ma poche. E quindi abbiamo cercato per tutta la storia di superare, diciamo, questa parte animale, tranne che per il rapporto tra uomini e donne, quello invece andava bene. Tra l'altro, come racconto nel libro, questo pregiudizio è stato purtroppo molto sottolineato anche da grandissimi personaggi storici, di cui non nego la grandezza, però purtroppo erano vittime di questo pregiudizio. Sto parlando di Aristotele o comunque di altri grandi filosofi nel corso della storia, che hanno ribadito fermamente questo concetto. Perfino Darwin, che è stato quello che ha cambiato, diciamo, la nostra idea di quello che era stata l'evoluzione dell'uomo, cioè dell'uomo come essere umano, ha scardinato tutte le leggende tipo Adamo ed Eva e queste cose qui, e ci ha fatto capire che ci siamo evoluti dalle scimmie. Ma perfino lui, che appunto quindi ci ha raccontato questa cosa, che l'uomo è in evoluzione, è in continua evoluzione, si evolverà sempre, però la donna no, anche secondo Darwin no. Quindi diciamo che queste grosse personalità storiche che vittime di questo pregiudizio, che lo hanno proprio sottolineato, hanno peggiorato molto la nostra situazione, diciamo, abbiamo dovuto fare una fatica terrificante per riuscire, e non siamo ancora riusciti del tutto, a raggiungere una parità. Adesso devo dire è stato fatto tanto, nel senso che se una donna è testarda, testardissima, vuole raggiungere i suoi obiettivi, è motivata, cioè proprio vuole fare qualcosa, lo può fare, cioè la legge la difende e quindi può, ma bisogna essere veramente motivate, bisogna avere, insomma, non abbiamo, diciamo, di partenza le stesse possibilità di maschi, dobbiamo essere molto 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 motivate. Ecco, la parità sarà raggiunta quando invece potremmo farlo senza questa grossa testardaggine che ci è necessaria adesso.
Quindi in quel libro ho raccontato la parte storica, mi sono fermata ai primi del Novecento più o meno. Anche Freud, tra l'altro, di cui parlo, è un personaggio che in qualche maniera ha contribuito a mantenere questo pregiudizio. E, mi ero fermata ai primi del Novecento anche perché non potevo fare altro. Già avevo chiesto a Feltrinelli più pagine di quelle che mi erano state concesse all'inizio e insomma più di quello non potevo fare. Quindi l'Allegra vita della Quota Rosa è, diciamo, la necessaria prosecuzione, nel senso che ho cercato lì di fare il punto sulla contemporaneità e quindi di raccontare in qualche maniera come quei pregiudizi che abbiamo subito per tutta la storia siano ancora presenti in maniera meno evidente, in maniera più subdola, però ci sono ancora. E noi come società siamo talmente intrisi di questo tipo di pregiudizi che praticamente non li vediamo, li troviamo normali, come per esempio il fatto che alle ragazze venga sempre detto no, ma non tornare tardi, non ti vestire così, non uscire la sera, oppure stai attenta, torna presto, fatti sentire, torna in taxi, cioè tutta una serie di indicazioni per proteggersi da appunto da assalti. Non viene quasi mai detto ai ragazzi non molestate le ragazze, cioè è un'ingiustizia questa, è un'ingiustizia palese. E la subiamo senza praticamente, cioè, o meglio, l'abbiamo subita fino a qualche anno fa, adesso è più facile magari rendersi conto di questa cosa. Oppure il fatto che noi donne, soprattutto nel lavoro, siamo costrette a stare attente a come appariamo, come ci vestiamo, come ci poniamo, anche come parliamo, al tono di voce, siamo costrette, perché ancora perché siamo vittime di pregiudizi. Se siamo troppo assertive, siamo isteriche. Se non ci vestiamo in maniera perfetta, ma quella lì, ma sarà capace, non so, cioè dobbiamo apparire in modo che le nostre capacità vengano in qualche maniera ascoltate, anche questo non è giusto, perché agli uomini magari non capita. Pensiamo anche ai vari geni informatici che sono sempre un po' scacciati, con i sandali anche in gennaio, tutti con i jeans un po' rotti. Cioè, se è una donna che si presenta così, fatica che venga presa sul serio. Quindi, diciamo, siamo ancora vittime di pregiudizi, non ce ne rendiamo quasi conto perché in automatico ci adattiamo e cerchiamo di di vivere lo stesso, di muoverci bene nel mondo pur con questi handicap. Poi un'altra cosa che ho cercato di raccontare nell'Allegra vita della Quota Rosa, che già avevo raccontato comunque in Noi dove eravamo, c'è una violenza di fondo in quello che racconto, nel senso che le donne sono trattate talmente male, anche se non ho cercato di tenere un tono leggero, però si percepisce, credo, questa violenza di fondo che è data proprio dal non considerare le donne come esseri umani. Nell'Allegra vita della Quota Rosa ho cercato di far capire come dei pregiudizi non sono solo parole, possono portare anche a una violenza che non è solo psicologica, anche psicologica, e anche quella è molto brutta, ma il pregiudizio può portare veramente a una violenza anche reale. Quindi, diciamo, ho cercato anche qui di raccontare delle cose anche molto pesanti, però cercando di renderle un po' più leggere. Anche per farle arrivare, secondo me, mi piacerebbe. Un'altra cosa che racconto anche in questo libro e a cui tengo è il fatto che a me è successo molto spesso di sentirmelo dire, non so a te o mi piacerebbe saperlo anche per tutte le ragazze, le donne che magari ascoltano questa cosa. A me è capitato di sentirmi dire che le donne sono un mistero. Ora, non è vero e non ha senso questa affermazione. Noi non siamo un mistero, semplicemente non ci lasciano raccontare quello che sentiamo. Perché se tu ci fai caso, molto spesso, se una scrittrice scrive un libro, tutti pensano che sia stato scritto per le donne. Quindi molto spesso veniamo messe nello scaffale rosa, diciamo, di cose che sono per le donne. Molto spesso gli uomini, a meno che non sia una scrittrice famosissima, tipo J.K. Rowling, non lo so, Harry Potter, non si sta più a guardare, si prende e basta. Ma a meno che non sia una scrittrice famosissima, un uomo ha sempre qualche problema, cioè a scegliere un libro di una scrittrice.
Pare che, non lo so, che sia una cosa che non gli interessa o che gli interessa poco, che magari lui pensa che l'annoi o qualcosa del genere. E questa non la trovo una bella cosa, nel senso che noi donne comunque, se volevamo leggere o studiare, comunque abbiamo letto e studiato un sacco di libri scritti da uomini. Non ci siamo mai poste il problema, cioè semmai a me personalmente dispiace che non ci siano abbastanza donne che scrivono saggi, romanzi, cioè che non ce ne siano altrettante rispetto agli uomini, ma non mi sono mai fatta problemi però a leggere romanzi o testi di uomini, assolutamente lo trovo normale, penso che possano arricchirmi e lo faccio. Non succede altrettanto dall'altra parte, per cui trovo strano che poi ci venga detto che siamo un mistero quando ogni volta che cerchiamo di raccontare qualcosa di noi poi non troviamo attenzione dall'altra parte. Ecco, per evitare anche di sentirci dire questa cosa, vorrei tanto che gli uomini, i ragazzi, i bambini anche leggessero le cose scritte dalle donne, leggessero anche, anche i fumetti scritti da me o scritti da altre fumettiste, perché anche questo aiuta appunto a togliersi i pregiudizi, a cercare di capire magari quello che pensiamo davvero, le difficoltà che abbiamo, quello che sentiamo, insomma. Forse per noi gli uomini sono meno un mistero proprio perché li abbiamo ascoltati tanto, non ci siamo mai fatti problemi a farci raccontare tutto di loro, sia dalla letteratura che dalla storia, dalla saggistica, dai film, tutto. Cioè siamo sempre state curiose. Ecco, vorrei che questa curiosità ci fosse anche dall'altra parte. Certo, e poi tu appunto hai scelto per passione anche questo lavoro che fai, che diciamo di solito è sempre legato a un mondo più maschile, quindi ti sei fatta largo in un mondo, in una professione che insomma dove sei una donna in mezzo a tanti uomini, insomma. Guarda, allora, questa secondo me, come mi sono appassionata io a questo lavoro quando ero ancora bambina, secondo me è la prova che togliendo i pregiudizi, togliendo anche un certo tipo di educazione, ecco un'altra cosa a cui tenevo, molto spesso le bambine vengono educate da bambine e i bambini da bambini, ed è per quello che non è vero, allora ogni persona ha il suo carattere, non è vero che le bambine sono più dolci, più tranquille e i bambini sono più aggressivi, più discoli, più, allora è vero che un certo tipo di educazione porta le bambine a crescere in un modo e i bambini in un altro. Mi sono persa, mi devi ripetere la domanda perché non me la ricordo. Ah sì, dal lavoro maschile, certo. Sì, vabbè, poi beh, è interessante anche questo, perché in realtà certamente, sicuramente l'educazione spinge poi anche a prendere determinate strade. Infatti, sì. Adesso ho ritrovato il filo, infatti. Allora, le bambine vengono educate in modo diverso dai bambini, per cui anche per quello fanno scelte diverse molto spesso. Anche la scelta del colore rosa è una scelta indotta nella maggior parte delle volte. Non è vero che a tutte le bambine piace il rosa, a tutte le bambine viene fatto credere che il rosa sia il colore delle bambine. Quindi allora l'educazione ci porta a fare delle scelte. Devo dire che io per una serie di casi fortunati ho un fratello maschio, su quello che riguarda i fumetti non mi è mai stato, non ho mai percepito in nessuna maniera che fosse una cosa da bambini, che fosse una cosa da maschi, per cui mio fratello leggeva i fumetti, li leggevo anch'io, mi sono appassionata da morire, mi piaceva tantissimo disegnare e io non ho mai percepito quando ero piccola che quella fosse una cosa da maschi. Tra l'altro verso i 14-15 anni ho scoperto Claire Bretéché, che poverina è anche morta da poco, mi dispiace tantissimo. Ho scoperto Claire Bretéché, grandissima autrice di fumetti francese, mi si è aperto un mondo. Tra l'altro lei è anche il motivo per cui io faccio fumetti di due tipi fondamentalmente per Disney, faccio un fumetto avventuroso per bambini ma non solo, però diciamo si parla di avventure divertenti, e poi invece faccio un altro tipo di fumetti che è quello di Lucrezia, più o meno, che era di Alice qualche tempo fa, che è più un'avventura interiore, uno studio di quello che sono le relazioni umane o i cortocircuiti, diciamo, delle relazioni umane, che è la cosa che mi piace molto indagare. Ecco, questa cosa qui è successa perché ho letto Claire Bretéché, è stata lei che mi ha fatto capire che si potevano raccontare delle storie divertenti indagando qualche cosa che però è un po' più all'interno delle persone, non solo un'avventura come poteva essere Topolino o Asterix.
E quindi questa cosa l'ho capita grazie a lei. Lei era una donna, quindi io non sono stata a pensare, ma cioè, i fumettisti sono tutti maschi? No, c'è la Claire de Téchée, quindi per forza di cose c'erano anche le donne. E poi ho avuto la fortuna di cominciare a lavorare molto presto, perché io testarda come un mulo proprio, volevo fare fumetti, quindi sono partita dai 15 anni in poi, credo di aver triturato chiunque mi passasse vicino, perché volevo fare questo. E ho incontrato molto presto, per fortuna, Giorgio Cavazzano, che mi ha spiegato un pochettino i rudimenti del mestiere. È stato veramente un santo, gentilissimo, e gli devo tantissimo. Poi, allora, grazie a lui, grazie alla mia testardaggine, grazie non lo so a cosa, comunque ho cominciato a lavorare a 20 anni più o meno, e sono approdata come prima redazione alla redazione di Linus, che negli anni, a metà degli anni 80, era totalmente femminile. La direttrice era Fulvia Serra e la redazione era formata completamente di donne. Per cui io, tra Claire de Téchée e la redazione di Linus, fumetti erano cose da donne, assolutamente. Tanto che la prima volta, poco dopo questa cosa, che mi sono sentita chiedere come mai fai questo mestiere così maschile, ho detto come maschile, non mi era neanche mai venuta questa idea. L'ho capito dopo quanto sono stata fortunata, quanto non avessi avuto una visione reale di quello che era anche il mondo del fumetto, il mondo del lavoro in generale, poi se vogliamo dirla tutta, insomma. Non mi ero posta il problema. E ho continuato semplicemente come schiacciasassi, perché adesso non più, però da ragazzina ero molto 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 testarda, molto determinata, molto motivata, e quindi ho fatto di tutto per riuscire ad andare avanti. Però questo lo racconto perché è proprio la prova che se non viene dato nessun condizionamento a un bambino o una bambina, farà delle scelte non condizionate. Quindi, appunto, io ho fatto una scelta che non è stata condizionata dal fatto che qualcuno mi abbia detto che i fumetti erano cose da uomini, quindi io non li dovevo fare. Nessuno me l'ha detto e io non ho subito questo condizionamento. Quindi, ecco, questa è un'altra grande cosa che vorrei che succedesse, e qui dobbiamo parlare proprio delle nuove generazioni, quelle che stanno crescendo adesso, i bambini e le bambine di adesso. Non ci dovrebbero essere condizionamenti nell'educazione dei bambini e delle bambine di nessun tipo, che riguardino, cioè, che non, condizionamenti né sui colori, rosa o azzurro, cose del genere, e né sul carattere che un bambino o una bambina deve avere, né sulle scelte che deve fare. Questo aiuterebbe veramente tantissimo per fare delle scelte più libere di quelle che facciamo adesso. Certamente sì. E poi indubbiamente adesso è anche un momento molto fertile anche per trattare tutti questi temi, che sono, anche se qualcuno dice che ormai siamo alla parità dei sessi, sono terribilmente attuali ancora, e quindi anche in questi giorni di quarantena soprattutto sì, è molto importante anche dare attenzione a queste tematiche sul femminile che ci riguardano tutti. Sì, guarda, ti interrompo per dire che questa è una cosa fondamentale, perché purtroppo è un luogo comune anche il fatto che la parità sia raggiunta. Non è del tutto vero, e se appunto tu hai letto L'allegra vita della quota rosa, se altri lo hanno letto o lo leggeranno, cerco appunto di raccontare questo. Non è vero che la parità è raggiunta, ci sono ancora molti pregiudizi. È stata fatta tantissima strada, ma non è stata fatta tutta. Quindi è un pregiudizio anche questo di dire che ormai la parità è raggiunta, cos'altro volete? Perché è un altro modo per fermarci, è un altro modo per dirci ok, avete basta, quello che vi potevamo dare è questo e basta. Quindi anche quella è una cosa un po' da sfatare, dobbiamo passare oltre anche a quello. Non è ancora vero, spero che la parità vera arrivi abbastanza in fretta. Sì, io penso anche che attraverso indubbiamente la cultura, appunto sia il fumetto, ecco, o la letteratura, sia un modo sicuramente per arrivare, anche l'ironia che tu usi in questi libri, sia un modo indubbiamente per arrivare anche alle nuove generazioni, anche non solo alle nuovissime generazioni, perché il fumetto ormai, soprattutto anche i tuoi libri, sono, insomma, non hanno un target, a mio parere, giovanile, perché si tratta di fumetto. Adesso chiaramente scrivi anche per Topolino, però ad esempio Lucrezia è aperto a donne di tutte le età, insomma. Parlo a persone adulte di fatto, poi se lo leggono anche giovani meglio, però
Sì, per quello che riguarda Lucrezia parlo a persone adulte, sì. Mm. Comunque mi ricollego a quello che hai appena detto. Sono due, separo in due le cose che hai appena affermato. Allora, una la cultura e una l'ironia. Allora, la cultura secondo me è fondamentale, intendendo per cultura anche il continuare a studiare, il continuare a migliorarsi, il continuare a informarsi, il continuare a essere curiosi del mondo, delle cose, se non si sa qualcosa e ci interessa un pochettino andare a cercare, non accontentarsi di quel poco che magari ci entra per caso nel cervello, cioè continuare a studiare e a informarsi, perché è l'unico modo, questo non solo per i problemi di parità di genere o cose del genere, ma per tutto, è l'unico modo che abbiamo per poter fare delle scelte consapevoli nella nostra vita, altrimenti non ci rendiamo nemmeno conto, ma in realtà non possiamo scegliere, non abbiamo, non sappiamo, se non ci impegniamo non riusciamo neanche a capire quali sono le scelte possibili. Quindi direi che continuare a impegnarsi, a lavorare su se stessi, a studiare, è l'unico modo per capire quali sono le scelte possibili, per darci più possibilità di scelta, proprio per riuscire a scegliere. Questa è l'unica cosa. L'ironia invece per me è una cosa fondamentale, poi mi rendo conto che questa magari non è una questione di vita o di morte, però l'ironia è una cosa che ci fa apprezzare di più la vita, che ci fa sopravvivere meglio, che ci fa notare le contraddizioni della vita, le contraddizioni delle persone, anche le proprie contraddizioni, e riuscire a vederle è come un po' anche fare un passo indietro da se stessi, è un modo per riuscire a superare anche delle piccole difficoltà. Direi che è proprio un modo per vivere meglio, ecco. Non è forse necessaria e fondamentale all'esistenza di una persona, ma è una cosa che veramente ci fa vivere meglio. Quindi no, io sono molto contenta quando, adesso poi che ci sono i social network, per cui è molto facile avere un ritorno immediato quando si fa qualcosa, qualche libro, oppure mettendo le vignette sul web. La cosa che mi fa piacere di più in assoluto è quando qualcuno mi dice che si riconosce nelle mie vignette, che Lucrezia è lei, oppure dei maschi, dei ragazzi che mi dicono: ah, ma Lucrezia è la mia fidanzata, Lucrezia è mia sorella, Lucrezia è mia mamma. Ecco, questo mi fa molto piacere, perché per me significa che sono riuscita in qualche maniera a trovare un denominatore comune tra il mio modo di vedere e quello degli altri, e a far notare certe contraddizioni, certi piccoli cortocircuiti che non sono solo miei, sono anche delle altre persone. E credo che facendoli notare e riuscendo a far sorridere di determinate cose sia già un passo avanti per poter prendere la vita con un pochino di leggerezza in più. E secondo me avere leggerezza vuol dire anche essere più motivati, più aperti, più ottimisti. Non so, io la vedo come una cosa fantastica. Ecco, non fondamentale per la vita umana, ma fantastica comunque. Grazie mille veramente di queste parole che ci hai detto. E poi vorrei farti un'ultima domanda in chiusura. Allora, dato che sei una grande firma del fumetto, volevo chiederti che consiglio daresti a un fumettista o una fumettista che si affaccia al tuo mondo professionale. Come fa, cosa deve fare, che cosa deve avere, come approcciarsi a questo lavoro, insomma. Allora, guarda, intanto bisogna essere molto autocritici prima di tutto e chiedere prima di tutto a se stessi se quello che si fa, cioè se si è convinti del valore di quello che si fa, e soprattutto se si è riusciti a dare il massimo di se stessi in quello che si è fatto. Poi dopo questo, un minimo di umiltà invece, cercare di capire dalle persone che ci stanno vicine, che non vuol dire la mamma che vi dirà sempre è bellissimo, la zia anche, il papà anche, e non, quindi non va bene, cioè cercare di andare un po' al di fuori. In questo è molto utile il web in questo periodo. Quando ho cominciato io non c'era, però adesso c'è, per cui io consiglio sempre a chi vuole cominciare a fare fumetti di mettersi alla prova sul web, con un blog, con una pagina, una qualsiasi cosa, in cui provare a far vedere le proprie cose, e a quel punto però bisogna anche riuscire a recepire le indicazioni che i commenti poi ci daranno, quindi riuscire a capire che cosa funziona di quello che si fa e cosa non funziona, cercare di correggersi. Altra cosa che secondo me è fondamentale: non essere mai
non compiacersi mai di quello che si è fatto, non dire ah, ho fatto proprio una cosa bellissima, perché è il modo migliore per non migliorarsi ulteriormente. Diciamo che bisogna essere sempre molto critici nei propri confronti per riuscire a migliorarsi, a fare sempre meglio la volta successiva. Quindi anche questo è molto importante. Poi appunto mettersi alla prova sul web. L'altra cosa che consigliavo sempre, intanto allora se uno vuole disegnare tantissimo e guardare tutto quello che gli altri disegnatori che piacciono hanno fatto, cercare di capire, di decodificare. Per chi vuole scrivere, poi si possono voler fare entrambe le cose, allora i consigli vanno messi insieme. Per chi vuole scrivere, leggere tantissimo, guardare tantissimi film, guardare tantissime serie, perché per capire quali sono i meccanismi della scrittura, come scrivono gli altri, quali sono gli argomenti, come si possono raccontare determinate cose. Quindi comunque, questo si collega al fatto della cultura che si diceva prima, cioè essere curiosi, continuare a ricercare è fondamentale per riuscire a essere anche creativi. È un po' come fare la spesa, cioè allora un grande chef non può fare dei piatti favolosi se apre il frigo, ci sono solo i ghiaccioli del frigo e non si può fare niente. Cioè c'è una cosa che va fatta prima. Allora, il grande chef sicuramente ha dovuto imparare a cucinare e ha dovuto fare la spesa o mandare qualcuno a fare la spesa con una lista dettagliata. Se non si è fatta la spesa, questo vale anche per il nostro lavoro, non si può cucinare niente, non si può creare niente. Quindi c'è un lavoro pregresso alla scrittura, al disegno, che è molto grande e va fatto. E questo, su questo proprio non c'è modo di saltarlo. Va fatto e si deve continuare a farlo. Una cosa che consigliavo prima di questo periodo, ora non so, devo ancora capire anch'io come le cose si sistemeranno, era di farsi un book delle cose migliori di cui si è veramente convinti e andare alle fiere di fumetti, dove ci sono più o meno tutti gli editori, e cercare di intrufolarsi. Da ragazzini si deve trovare la forza per fare questa cosa. Ora purtroppo questo consiglio al momento non lo posso dare, perché le fiere di fumetti stanno saltando tutte una dietro l'altra, non si possono fare in questo momento. Non so quale consiglio alternativo dare, perché in questo momento vedo che mandare dei plichi per posta o scrivere email o cose del genere è sempre difficile trovare un contatto con l'editore, invece alle fiere più possibile. Però adesso appunto la realtà è un po' cambiata in questo momento e non so veramente quale sia la strada alternativa. Vero però che quello che sta succedendo adesso è che gli editori vanno a cercare gli autori che hanno un grosso seguito sul web. Quindi purtroppo si torna sempre lì. In questo momento storico, diciamo che per riuscire a mettersi alla prova e a farsi notare, forse il web è la cosa migliore. Insomma, poi appunto quando torneranno a esserci le fiere di fumetto sarà importantissimo quello. Bene, grazie mille allora Silvia per questa intervista che ci hai rilasciato, e allora ci speriamo di incontrarci presto e ci lasceranno uscire di casa prima o poi. Speriamo. Bene, allora buon lavoro anche per le tue prossime produzioni. Grazie mille. E a presto, grazie. Grazie mille, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao.